Perché il presidente De Luca già in campagna elettorale aveva espresso le sue perplessità nei confronti di questa scelta prima governativa e poi parlamentare. Dalla perplessità bisogna passare a un giudizio di illegittimità di questo provvedimento. Ecco perché noi continuiamo a chiedere a gran voce il ripristino dell'ordinarietà. Cioè, così come si è fatto con Città della Scienza, no? L'altro giorno a maggior ragione si doveva fare per Bagnoli, e chi si è sottratto ha un nome e cognome, Matteo Renzi. Quindi questo è chiaro a tutti, evidentemente è chiaro anche al presidente De Luca, che lo ha detto ovviamente con meno forza rispetto a come lo sto dicendo io, ma in qualche modo mi pare che un giudizio di critica nei confronti di quella norma è condiviso e da parte di tutti. Io credo che il sindaco di Napoli, il sindaco metropolitano, il presidente della regione potrebbero essere i principali protagonisti del rilancio di Bagnoli attraverso l'ordinarietà, insieme al governo, che nessuno vuole ovviamente esautorare, anzi lo vuole chiamare al tavolo delle responsabilità, che rappresenta l'ordinarietà. Non riusciamo a capire perché c'è bisogno di un fantasma che non si materializza, è questo commissario. Ormai faremo un anno, brinderemo il 14 agosto, un anno dal commissario che non c'è, a quando avremmo potuto fare in un anno dei passi da gigante. Quindi il Presidente del Consiglio, che era venuto qui in modo roboante nel giugno oltre che nell'agosto del 2014 a dire, contando una parafrasi berlusconiana, che pensi mi a Bagnoli, diciamo che lui sostanzialmente è il principale responsabile dell'immobilismo di Bagnoli. Se invece mettesse in campo le cose che ci siamo detti e scritti il 14 agosto, sta ancora in tempo a farlo. Io credo che sarebbe anche un gesto, come dire, di chiamare alle proprie responsabilità il sindaco e il presidente della regione. Chiamateci, chiamaci stasera, chiamaci domani o come ama fare lui, alle 8 del mattino. Noi siamo sempre pronti perché lavoriamo H24, no, noi non andiamo proprio a letto. Quindi da questo punto di vista andiamo là, ci mettiamo a lavorare, il nostro piano tra l'altro ce l'ha, e devo anche dire, questo piano che gli abbiamo presentato più volte, io ho anche scritto un'ulteriore lettera, insomma anche meritare una risposta, non so, certe volte nei rapporti tra istituzioni, anche scrivere a un sindaco, no, che in quel momento ha scritto come sindaco di Napoli, portando la posizione del Consiglio Comunale, portando la posizione della cittadinanza, anche a scrivere, guarda sindaco, questo progetto è una schifezza, oppure guarda sindaco, non ci interessa, faremo tutto noi, il silenzio. Io capisco che stanno cercando di trovare il commissario che non c'è, stanno cercando di materializzare un fantasma, ma stanno soprattutto perpetrando in un immobilismo che è diventato ormai inaccettabile. La nomina di un commissario a questo punto non potrà che peggiorare le cose, qualunque commissario il Presidente del Consiglio intenda nominare. Le dichiarazioni del Presidente della Regione, il fatto che si è insediato il Presidente della Regione potrebbe molto aiutare il Presidente del Consiglio a rivedere, con un gesto alla fine di umiltà istituzionale, di cui alla fine gli renderemmo anche omaggio, perché io credo che è un bel gesto a un certo punto ammettere di aver fatto comunque un errore, perché quello è un errore che mi pare che le posizioni maggioritarie vanno in quella direzione. Altra cosa invece, mi troverebbe d'accordo, a semplificare le procedure. Del resto il 14 agosto, quello sta scritto, l'APQ è un accordo di semplificazione, semplifichiamolo ancora di più, ecco. In modo che mettiamo nei binari ordinari grande semplificazione, poteri ordinari e grande responsabilità delle istituzioni. E in questo la posizione con De Luca mi pare converge, perché credo che, seppur con toni, con affermazioni, contenuti diversi, diciamo sostanzialmente su questo tema la stessa cosa, cioè tenere fuori il sindaco poi della città metropolitana. Esattamente, mi sembra. Quindi adesso attendiamo questo, ma noi ne daremmo veramente atto. Io credo che noi potremmo dare atto al Presidente del Consiglio di grande equilibrio istituzionale e, come dire, di riscoperto spirito da questo punto di vista, di rispetto delle istituzioni locali, cosa che non c'è stato su Bagnoli in questi mesi. Allora, la nostra posizione l'abbiamo detta in piazza Bagnoli, nelle televisioni, alla stampa, a Renzi, con le lettere, nei luoghi istituzionali, da sindaco di strada. Diciamo, la posizione su Bagnoli credo che è di una coerenza estrema, che non è, diciamo, contro nessuno, ma è per Bagnoli e per la città. Abbiamo una posizione molto politica in questo momento, per noi la priorità è Bagnoli, per noi la priorità politica e istituzionale è Bagnoli. Quindi se ci chiamano su Bagnoli io annullo tutti gli impegni istituzionali e vado, se mi chiamano su altro non abbiamo bisogno né di fare passerelle né di legittimare qualcuno, perché noi siamo diversi. Stiamo facendo passi avanti sull'individuazione del giorno, perché io ho un'agenda fittissima e De Luca ovviamente altrettanto sta cominciando ad avere un'agenda fitta, si insedierà dopodomani, si insedierà, e quindi troveremo una data e un orario la settimana prossima, perché c'è un'urgenza soprattutto nostra
mi auguro anche sua, ma soprattutto nostra, di incontrarlo. Prima del 17. Perché che è il 17? Ah, 17 c'è l'Udine. Vabbè, lasciamo i binari politici e istituzionali da una parte e i binari giudiziari dall'altra. Però io li incontro la settimana prossima. Prima del 17, non lo fa. Io li incontro la settimana prossima, spero, ripeto, perché vorrei sottolinearlo questo aspetto. I dossier aperti sono tanti e sono anche un po' giacenti. Cioè, noi abbiamo i temi dal trasporto pubblico, i finanziamenti europei, l'acqua, la cultura, insomma, poi temi che non sono di diretta competenza nostra, ma come la sanità, dove vorremmo portare le proposte. Cioè, noi siamo da ormai un mese e mezzo circa senza interlocuzione. Poi c'è stata la campagna elettorale dove l'interlocuzione ovviamente non c'è. Quindi noi sono 3-4 mesi almeno che non abbiamo un'interlocuzione istituzionale e politica con la Regione, e non vi sfugge il tema che è molto delicata questa cosa. Quindi da noi, da parte nostra, c'è un'urgenza importante di incontrare De Luca, ma non per semplicemente fare un incontro di cortesia istituzionale, come è giusto che ci sia, ma tra l'altro ci siamo già incrociati, deve essere un incontro di lavoro. Cioè, noi andremo con i nostri documenti, con le nostre proposte, con il nostro report, e quindi ci auguriamo di trovare interlocutori già pronti e sensibili su questi temi.